allora Damian, tu quanti anni hai? 13. 13. Fai qualche sport? No, nessuno. Ma ti piacerebbe fare qualcosa? Calcio. Calcio? Basket. Ok. Basket, beh, va bene. Poi ne parliamo bene, eh? Quindi Diana, dopo parliamo bene dello sport. Sì. Tu vai a scuola, logicamente. Quindi ci scriviamo la scuola. Hai mai avuto qualche intervento chirurgico o fratture? No, che ti ricordi? No. Quindi sei qui per una visita sulla scoliosi. We're going to visit Damian because of a scoliosis case. And it's very interesting because he's a kid, almost a boy. Ormai siamo quasi, ormai sei grande tu. Sì. Ok, e facciamo subito la visita. Vediamo la felpa e la maglietta e le scarpe. Mettiti girato qua. Qui, rilassato, guarda davanti, comodo, comodo, perfetto, fermo così, eh? Fai finta di essere al mare, ok? Comodo, comodo. Andiamo a osservare un pochino le cose. Please, Jack, you can show from this side. Non ti sentire osservato tu, eh? Siamo al mare. It's very important to see this triangle here. It's different because it's bigger than this one, comparing. Questo è importante, si chiama triangolo della taglia, che fa vedere semplicemente qualche piccola differenza che hai sul fianco, niente di preoccupante. This is the back view, it's very important because the shoulder is going down comparing with the other. Vedete che questa spalla è più bassa e poi già qui si vede qualche nozione importante. Piegati in avanti, lascia cadere giù la testa, peso morto, bravissimo. Le braccia rilassatissime e vai sempre più giù, 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 così, così ti tengo io. Bravo, scendi, 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 scendi. Stop, fermo così. Ok, it's important to show this. Look, there is an important rotation of the pelvis. Quindi abbiamo una rotazione importante del bacino. Un primo compenso che riguarda la parte lombare. E poi, vediamo ancora un po' più giù. Perfetto. Sì, vedete che la scapola qui esce più fuori e qua invece no. Quindi it's important, yes, if you can show the shoulder blame like here, ok, because it's upper comparing with the other. Ok, quindi c'è un inizio di atteggiamento scoliotico che abbiamo da questa parte e da quest'altra, quindi un doppio compenso. So it's important because the scoliosis is starting on the right side with two curves. Quindi so it's very important to work with Damian. Allora Damian, è divertente, non fa male nulla. Facciamo una cosa. Sì. Ci mettiamo per iniziare a pancia in su qua. Vieni. So the osteopathic approach for the scoliosis is very easy because I will only make specific thrust on the fulcrum where the lumbar will change the curve becoming dorsal spine and then becoming cervical spine. I will only approach thrust right here and right here. So I will stop the degeneration of the curve. It's not painful, it's funny. Are you worried? Sei preparato? Sei preoccupato? Un pochino, eh? Ok, no, non fa male niente. Facciamo una prova. Partiamo da qua così vedi quanto è semplice. Mi dici se senti un rumorino, va bene? No, no, tu rilassati, non ti preoccupare. Faccio tutto io, guarda. Andiamo a cercare insieme. Questo è un riscaldamento. This is just a warm up. Ok, bravo, comodo, comodo, eh? Perfetto, rilassato, fatto. Facile, hai visto? Sì. Dolore? No. No, te l'ho detto che non faceva male. It's not painful. Andiamo a fare anche da quest'altra parte, rilassatissimo, comodo, comodo, perfetto, bravo, fatto. Ok? Fatto, hai sentito che rumorone? Sì. Ok, questa è la prima parte. And it's interesting because we have just a little noise right here on the fulcrum. And then we are going to hear many different noises because the curve has many, many different vertebrae. So we just have one noise here and many different noise here. Damian, tu hai sentito un rumorino solo qui e tanti qua. Lo sai perché? Perché da questa parte c'è il punto di fulcro e da questa parte invece è dove, di qua, dove si crea invece la curva. Quindi noi lavoriamo fulcro e curva. La stessa cosa la faremo qua. We are going to do the same thing on the lumbar. I prepare everything and I will show you. Allora, look, è già pronto, visto? Già scrocchio. Sì. Allora, this is the fulcrum because here is the point and the spot where we are going to change the curve. Questo è il punto in cui vedete la curva cambia, quindi io andrò a approcciare questa parte qua.
Allora, tu resta rilassatissimo, comodo comodo, bravo, abbandonati, vedete che questo sta già iniziando a fare i rumorini di sblocco, ma non è ancora quello che serve a noi, rilassato, questo è quello che serve a noi, perfetto. A questo punto dobbiamo andare dall'altra parte. The second fulcrum is on the dorsal, so I will compare this vertebra with the other. Yes, this is the important curve on the dorsal, just this one. I can show you. There is nothing here, and here I feel something under my fingers, something bulged right here, okay? So here is the place where the spine started to hunch, so it's a little more hunched back right here. Relax, bravo, comodo, comodo, abbandona tutto, rilassato, bravo, eccolo! Facile, hai visto? Sì. Bene. So, first fulcrum, second fulcrum. Siamo già a due fulcri. The third fulcrum was this one on the cervical. Adesso, levati i tre fulcri principali, andiamo a lavorare sui compensi. Because when you start to change your shape, your body form, so it's about the scoliosis, because you start to change the curves, we have to change the compensations too, so the adaptation of your body. Dobbiamo lavorare soltanto non sui fulcri, ma anche dove tu ti sei un po' spostato per non sentire dolore o per sentirti più comodo. Ecco perché il corpo si muove tutto. Allora in questo caso io vado a lavorare sugli altri punticini che ci servono. Andiamo a vederlo insieme. Lascia cadere tutto. Ok, questa è la parte che ci interessa and in this case I will work on the pelvis too. Allora, rilassatissimo, bravo, perfetto, non ti preoccupare, abbiamo finito, fatto! Questa era un po' più grande, Sì. Ci sei? Sì. Ok, this was bigger because there was the pelvis. Questo c'era il bacino che è un po' più grande rispetto alla vertebra, quindi fa un po' più male. Tutto bene, bravo. Andiamo dall'altra parte, vedi che è un puzzle. Una volta sto di qua, una volta sto di là, perché devo andare a risolvere tutto il puzzle. Capito com'è? Questo è il gioco della scoliosi. Come primo approccio. E pensa che è importantissimo fare tutto questo prima dei 12 anni. Quindi tu ne hai 13, siamo già in ritardo di un anno. Però facciamo in tempo ancora, quindi non ti preoccupare. Sì. Però prima interveniamo e meglio è. Quando invece una scoliosi si inizia a trattare dopo i 12 anni, purtroppo cambia tutto. It's very important to approach the scoliosis before of the 12 years old. Ok. You can metti giù le gambe, bravo, bravissimo. Questa si senticchia un po', senti che è un po' fastidiosa lì. Ok, it's going to bother you a little. Bravo, rilassati del tutto, bravo. Eccolo, questa era forte. Questo era un compenso, quindi sì. Non più il fulcro, ma il compenso, dove uno si era spostato un po'. Molto, molto bene. Turn on the other side, ci mettiamo la pancia in giù, vai. Mettiti bello comodo, perfetto, grazie Diana. Bravo, rilassatissimo. On the prone position is interesting to compare the muscles and you can see the difference between the ribs cage comparing this side with the other one. This one is a little more bulged on this position. Yes, and this is the compensation of the two rotation we have right here. So the scoliosis make this kind of S. It's very important. So we already approached this fulcrum and this fulcrum. Now facciamo una cosa, ho bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo metterci poggiati con le, vedi così, bravo, con i gomiti, così. Bravo, hai presente la sfinge? L'hai mai vista quella in Egitto? Bravo, fermo così. Questa è proprio una tecnica che si chiama infatti sfinge. Bravissimo. Adesso devi essere bravo tu, perché io prendo la testa, lascia cadere la testa, però no, devi rimanere su con le spalle. Quindi tu su con le spalle, la testa rilassata. Bravo, bravissimo, ci siamo. Ok. It's very important to keep straight the shoulders, but relax and drop the head. Bravo, lascia tutto morbido. Perfetto, finito. Bravo. Drop your head, bravissimo, lascia cadere la testa. Lascia abbandonato. Lascia cadere la testa di nuovo. Perfetto, bravissimo, bravissimo. Bravo. This is the fulcrum, you can see the line. The moment I'm engaging the fulcrum, relax. Perfetto, easy. Bravo. Bella, sei bravissimo. Che poi tu parli bene pure l'inglese, ma qui devo spiegare le cose un po' in inglese e un po' in italiano. Bravo. Rilassati bene così. Tutto molto bene.
This is just a little check. Bravo. Questo è fa paura anche questo, ma è semplice. Questo non è così importante, eh? È solo un approccio secondario. It was not so important for our case. Non era fondamentale, è solo un sistemare piccoli dettagli, just little details, but nothing important. Ok. This one is very important. You have hold on tight to the edge right here. Devi tenerti bello forte, eh? Mi raccomando. Because I will show you how I will approach the hips. So, I make a test just to pull and compare, and I will approach the stock side. Ok, bello rilassato, eh? Bravo, fermo così, tieni forte. Yes, bravissimo. Ci sei? Sì. La gamba è attaccata, eh? Non sì. Ti preoccupare. Perfetto, I only approach just one hip in this case. It's uncommon to find both hips stocked in a scoliosis case. There is always something asymmetric. Ok, let me check. Direi che ci siamo. Molto molto bene. Allora, facciamo una cosa. Ci sediamo un attimo da questo lato. Vieni con le gambe di qua. È andato tutto benissimo. Devo fare un ultimo. Diana, mi prendi per favore? Sì. Hand me the stool, please. This is an approach on the occiput. Yes, I'm comparing the rotations. Ok, the flexion, the extension. I have to work on the right side. Perfetto, tu lasciati cadere, eh? Morbido, morbido, non ti spaventare, bravissimo, finito, bravo, facile, facile. Eccolo lì. Hai sentito che era un crack diverso stavolta, era un toc, era un qualcosa di diverso perché l'occipite ha una forma diversa rispetto a tutto il resto. Quindi è più una sfera, capito, che viene posizionata. The noise of the occiput is different of all the rest of the joints. Ok, ci siamo. Quindi è andata benissimo. Hai freddo? No. Stai bene? No. È andata alla grande. Hai sentito dolore? No, facilissimo. Mettiamoci in piedi. Datti una bella sgranchita. Stretch yourself a little, bravo. Come ti senti? Bene? Come la sensazione camminando? Come ti senti? C'è leggerezza? Ti senti incastrato? Come ti senti? Mi sento bene. Ti senti bene? Lui si sente bene. He feels well. Ok, come with me. I already finished my scoliosis approach and have you seen it's very easy. Come avete visto è molto semplice l'approccio osteopatico sulla scoliosi. I only works on the fulcrums. Devo solo approcciare i punti di curva. Now the most important approach will be with the first physiotherapist. So we have Diana and tu andrai a fare la seconda parte del trattamento con Diana, che è la parte fisioterapica. Quindi è interessante, saranno piccoli esercizi, piccoli cosine da fare insieme. Ma prima ti devo spiegare due cose importanti. La prima di tutte è che ci serve imparare come stare seduti. Perché la scoliosi peggiora sempre e solo, questo è importante, quando siamo seduti in maniera sbagliata. Quindi immaginate un bambino che passa tantissime ore a scuola o a studiare il pomeriggio, se si siede male è proprio in questa fase che peggiorerà la scoliosi. Because the scoliosis gets worse mainly and only on the sitting position. That's why it's very important to find a way for the kids to sit comfortably. Diana, tu aiutami un attimino a portare lui avanti con la sedia, che lo facciamo vedere. Ti spiego che cosa succede quando tu praticamente sei a scuola. With the scoliosis, we find a rotation of the body. Con la scoliosi ho sempre una rotazione del corpo, più da un lato che dall'altro. Quindi, se io per esempio ho una rotazione da questo lato, mi metto a scrivere e sto tutto il giorno così. Vedi che sto comodo da questa parte? And I feel really comfortable on this side because I have the rotation by this side. The problem is that the kid cannot make the rotation on the other side. Tu non puoi fare la rotazione dall'altra parte perché la scoliosi ti ha storto la schiena e da questa parte tu fai fatica perché non respiri, ti senti più incastrato. Quindi secondo te, come ragazzo, dove ti preferisci mettere tu? Qua che stai bello comodo? Bravo. Oppure qua che ti fa male tutto quanto? Dall'altra parte dove stai comodo. Questo è il problema della scoliosi. This is the problem of the scoliosis because
The kid will always prefer to decide where is the rotation start. E in 6 mesi può iniziare una scoliosi. Quindi è un bel problema. Allora cosa facciamo noi? We have to sit properly. Dobbiamo sederci bene. Quindi dobbiamo metterci belli attaccati in questa maniera. Aiutalo Diana che ci lo proviamo un attimino. Bravo, vieni sotto. Immaginiamo di stare a studiare, ok? Quindi è importante creare un contatto qui bello avanti. Un contatto qua dietro, perché io devo sentirmi, sì, fammi venire tranquillamente avanti. Vieni giù. Amanda, bravo, vieni. Bravo. Perché tu devi ritrovarti a stare praticamente comodo. Vedi che sei comodo perché sei vicino a scrivere, fai una prova tu. Vedi che sei comodo così. Ok? You can also sleep. Puoi anche dormire, tanto non cadi da qua. You can also sleep and you will always keep the straight posture. Because you just put closer the chair. Hai semplicemente messo la tua sedia più vicina. Quindi quando sei a scuola è importante mettersi in questa posizione. Poi dopo tu ti metti a scrivere e la stessa cosa potrebbe essere col computer. Quindi un bel computer che deve sempre essere davanti. Mai lavorare con o scrivere col computer di lato. Because if you put the on the side of the computer, you will make the rotation with your spine. Va bene? L'altro aspetto importantissimo per non far peggiorare la scoliosi è quando sei seduto, per esempio, a giocare con l'Xbox o quando tu, per esempio, sei sul divano a vedere un bel film. Cosa dobbiamo fare? Facciamo vedere, Diana. Mettiamoci seduti, io e te siamo sul divano. Anzi, andiamo sul divano, vieni. Andiamoci sul divano. Guarda che cosa succede quando siamo sul divano. Allora, io e te stiamo guardando un bel film. Passa qualche minuto e iniziamo a scivolare sul divano. Scivola un po', bravo. E tante volte ci mettiamo pure così, ci mettiamo così. Quindi this is the wrong posture on the couch for everybody. Sometimes I do the same, it's very wrong. So what we have to do? We have to lean back, dobbiamo attaccarci bene dietro, and use, in this case we have a little table, we have to put our feet on a puff, in this case we have a table. Dobbiamo appoggiare i nostri piedi, bravissimo, su un puff, su un tavolo. Vedi che in questo modo non scivoliamo? This is a kind of break, we're not slip down because we have something blocking us. And we can put a pillow like this one, relax, and our spine is keeping the straight posture. Vedi che stiamo mantenendo, tieni col mio cuscino, vai, prendilo te, comodo. Ce ne stiamo belli comodi, dritti, e la schiena non cambia. Quindi è veramente importante mantenere la postura da seduti corretta, però comoda, perché altrimenti un bambino si stanca e facciamo peggio. It's very important to keep this straight posture, but in a comfortable way, because if not, we will get tired and it will be worse, ok? Facile? Quindi l'unica due cose da fare è sedersi bene da seduti quando stiamo scrivendo a scuola oppure quando siamo sul divano. L'unica due cose che ti devi ricordare. Facile? Andiamo a vedere il resto. Andremo a fare con Diana gli esercizi di correzione per la muscolatura e per il torace, quindi per tutta la schiena, che non sono dolorosi, sono facili e che vanno fatti una volta ogni tanto, non tutti i giorni. È più importante per esempio fare uno sport, quindi noi faremo sport come il calcio che va benissimo e poi invece qualche esercizio con il fisioterapista. Ok? Sì, siamo pronti. Ok, let's go. We are going to make the physiotherapic treatment. Grazie Damian, sei stato bravissimo. Let's say goodbye to our friends. 1, 2, 3. Bye bye, ciao!